nostro primo errore fu basare l'economia della galassia su una tecnologia aliena che ancora non controllavamo. Il seguente fu militarizzarla. E il terzo fu svolgere ricerche sulle armi nel cuore della più grande metropoli non terrena. La tempesta perfetta. E ora, nel mezzo della più grande evacuazione della storia, con la popolazione civile abbandonata a se stessa e prototipi di macchine da guerra impazzite, qualcuno deve infiltrarsi, ripulire il casino e mettere tutto a tacere. Un mercenario. Eccomi qui, Avalon Darrow, al tuo servizio. Matterfall viene introdotto così, con un breve filmato che ci racconta quella che è la trama dietro uno dei giochi più adrenalinici degli ultimi tempi. C'è un che di antico nel nuovo sparatutto ad opera di Housemarque, nella struttura dei livelli, che rimandano con il loro scorrimento orizzontale, a capolavori come Contra, passando per una protagonista femminile bardata di tutta cibernetica, non poco ispirata a Samus Aran di Metroidiana Memory. Ma c'è altro, richiami a titoli come il vecchio Forgotten Worlds, in una serie di ammiccamenti al videogiocatore che si diverte a trovare similitudini e assonanze con il proprio passato. Attraverso livelli discretamente lunghi ci faremo strada tra una infinità di nemici, spari, esplosioni, che ci travolgeranno in un caos visivo nel quale, perlomeno all'inizio, faremo fatica a sopravvivere senza essere puniti. L'impatto è convincente, con uno scrolling che non mostra incertezze nemmeno nelle fasi più concitate. Il DualShock vede impiegati tutti i suoi tasti, e nelle situazioni più caotiche non sarà inconsueto premere il tasto sbagliato, risultando quindi penalizzati. Per fortuna, perlomeno nelle fasi iniziali di gioco, ci viene in aiuto un tutorial a schermo che ci illustra di volta in volta il tasto giusto da premere. Ho trovato in ogni caso, per esempio, non immediatissimo il salto, delegato al dorsale R1, anche se poi, proseguendo lungo i livelli, mi sono reso conto che in realtà è la sua posizione più logica, dal momento che spesso verrà usato insieme allo scatto, affidato al dorsale L1. Dispiace in ogni caso che non ci venga data la possibilità di mappare i tasti a nostro piacimento. In Matterfall si muore spesso, ma per fortuna il gioco non è eccessivamente punitivo, se non nei livelli più avanzati. Potendo riprendere dal checkpoint più recente, ed essendo la distanza tra un salvataggio veloce della posizione e l'altro non grandissima, ne risulta un sistema di trial and error che funziona, dato che sicuramente ad ogni morte avremo voglia di riprovare ad andare avanti, senza eccessiva frustrazione. Del lato visivo si è detto, mentre il sonoro risulta appena sufficiente, con le solite musiche pompate e un po' futuristiche. L'aspetto meno convincente del titolo è invece il suo essere un po' anonimo. La trama non è altro che un pretesto per mettere in scena una baraonda senza precedenti, e anche il personaggio da noi controllato, Avalon, non è per nulla approfondito. Le sezioni platform non sempre risultano perfettamente calibrate, con il risultato che, una volta portato a termine il gioco, avremo l'impressione che si sarebbe potuto fare di più. Il team finlandese Housemarque ci aveva ben abituati con titoli del calibro di Alienation e Resogun, ma tutto sommato questa loro ultima realizzazione può essere un'ottima scelta, soprattutto se siete amanti degli shooter nudi e crudi come una volta. Quelli, per intenderci, dove dovremo avere riflessi fulminei e nervi ben saldi per arrivare a fine livello e al contempo realizzare il più alto punteggio possibile.